Mamma mia, buonissimi. Eccoli qua, i sofficini sono pronti. Guarda qua, spettacolare, mamma. Oggi ci facciamo i sofficini. Partiamo dal latte, all'interno di una casseruola. Burro, 50 grammi, e lo mettiamo all'interno del nostro latte. E adesso andiamo sul fuoco. Intanto che si scioglie il burro, così il sale all'interno del nostro composto. Ci siamo, sta sobbollendo, vai con la farina. Tutto in una botta, iniziate a girare, un po' come se dovete fare i bignè. Una volta che è venuta questa palla, che ormai si è anche asciugata, spegnete sotto al fuoco e la mettete a raffreddare e poi formiamo i nostri sofficini. Intanto che raffredda il composto, io mi preparo un po' di ingredienti per i nostri sofficini. Sofficino ai funghi, pomodoro, emmental e cheddar, ci sarà da divertirsi. Prendiamo il nostro disco di pasta, no, no, questi sono i sofficini. Una volta che si è raffreddato il composto, farina sul banco, iniziamo a stendere e mettete la farina, se no si rompe e si attacca sul bancone. Impasto steso, coppa pasta da 13-14 cm e pressate così. Abbiamo fatto la prima forma dei sofficini. Abbiamo fatto le forme dei nostri sofficini e adesso li andiamo a condire. Qua abbiamo tutti i condimenti, la mozzarella. Prendiamo il nostro dischetto e lo foderiamo. Poi ci mettiamo un poco di scamorza affumicata, mettiamo un po' di prosciutto cotto e vai con un po' di mozzarella. Andiamo a chiudere. Come sono? Belli? O non sono belli? Ok, prossima versione con i funghi. Dai, con i nostri funghetti al centro e la nostra mozzarella. E andiamo a chiudere. Dopo che sigilliamo il nostro prodotto, adesso facciamo l'altra versione. Versione col pomodoro. Il pomodoro li mettiamo un po' al centro. E mettiamo un po' di mozzarella, così, e chiudete. Schiacciamo, schiacciamo, schiacciamo il nostro sofficino al pomodoro. Altra versione, versione col cheddar. Un po' di scamorza affumicata, si è ingollato, si è ingollato, si è ingollato. Un po' di cheddar qui, mettiamo un po' di mozzarella. Ecco qua, sono pronti, piccolo passaggio in pastella, così, e poi dritti nel pangrattato. Ecco qua, così, lo sgrullate un po', sennò dopo in frittura va a perdere tutti i granuli. 180 gradi, ci siamo! Ecco qua, ecco quei sofficini, guardate come sono belli, vai! Iniziamo ad immergere nell'olio. La temperatura deve essere di 180 gradi, tanto non si inzupperanno tanto, e andiamo così finché non andranno a doratura. E come sono belli questi sofficini, ma scoliamo! Ui, andate qua, leggiamo gli altri, vai, vai! Sempre con calma e sangue freddo. Eccoli qua, i sofficini sono pronti. Andiamo a vedere come sono dentro, vai. Ne prendiamo due. Ah, funghi, mozzarella. Ah no, wow, cheddar. Guardate qua. Guarda qua. Spettacolare, mamma mia. Adesso assaggiamo, eh. Mamma mia. Buonissimi.